possiamo dare inizio a questo ultimo incontro prima di Natale, ci facciamo gli auguri alla fine e riprenderemo poi il 7 gennaio con Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ma questa sera vorremmo incontrare con il professor D'Ambrosio uno dei temi che quest'anno abbiamo messo così in calendario, che dovrebbe darci la possibilità di comprendere cos'è la grazia, non solo quella di Dio, ma anche l'esperienza del gratuito di cui noi possiamo fare esperienza. È una di quelle nelle quali ameremmo fare esperienza di un servizio, proprio, è proprio quello della politica. Le tracce del gratuito nella forza, il potere, è il tema di questa sera. Credo che per le contingenze che tutti viviamo a Roma possa essere un tema di estrema attualità sentito questa sera. Chi ci intratterrà è il Don Rocco D'Ambrosio, ordinario di filosofia politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana e responsabile anche della didattica della Facoltà di Scienze Sociali. Don Rocco è docente anche di etica pubblica nell'amministrazione presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno. Tra i suoi campi di ricerca abbiamo la filosofia politica, l'etica politica, gli insegnamenti sociali della Chiesa Cattolica, scienza politica, etica della pubblica amministrazione, formazione politica. Per chi poi desiderasse approfondire quanto qua ve l'ha detto, sono due testi, uno completamente di Don Rocco, Il potere e chi lo detiene, l'altro è A più voci, un'opera A più voci, Corruzia, un plurale, Il malaffare in un comune italiano. Roma in questo momento non c'entra niente, era stato già scritto prima, però diciamo potrebbe dare un saggio anche di quello che accade attorno a noi. Ed ora, senza rubargli più tempo, semmai lo lasceremo per le domande alla fine della conferenza, lascio la parola a Don Rocco. Buonasera a voi e grazie dell'invito, un grazie non solo di buona educazione ma anche un grazie sentito, perché come accennava Padre Sandro, in un momento in cui si vivono delle difficoltà, chiamiamole così per ora, poter riflettere insieme, io dirò qualcosa ma poi attendo di confrontarmi con voi, poter riflettere insieme su un tema così scottante e importante aiuta, la riflessione in genere aiuta, altrimenti siamo travolti dagli eventi e gli eventi ci lasciano anche con parecchio amaro in bocca e uno si chiede che significa, oppure dove andiamo, che succederà, o anche che c'è di nuovo rispetto a forme di potere, di esercizio di potere che si avevano anni fa o se non proprio secoli fa. Avevo già preparato il mio intervento, però stamattina parlando con Sandro mi ha detto ricordati, mi ha detto lui, che abbiamo fatto già un cammino sulla grazia. E allora mi ha detto così e mi è venuto in mente che vi parlerò delle disgrazie e della grazia del potere. Delle disgrazie sono abbastanza note, però le voglio richiamare perché poi magari, come si dice in termini biblici, dove ha sovrabbondato il peccato può sovrabbondare la grazia, in questo caso dove ha sovrabbondato il peccato del potere malsano, corrotto, magari può sovrabbondare la grazia di un potere più sano e autentico. E a cosa mi riferisco quando parlo di disgrazie del potere? Potrei, ecco come ho fatto qua, presentarvi questa foto che gira da parecchi giorni, che vede parecchie delle persone coinvolte nell'ultimo scandalo. Preciso, sono cittadino di Roma di adozione, non è che quello che succede a Roma è così strano, poi ritornerò, succede
ovunque, quindi non ci scandalizziamo. Roma non è né migliore né peggiore di altre città italiane, e quindi la foto fa pensare a persone in amabile convivio, ma come ha detto qualche comico qualche sera fa, non parlavano della spigola oppure dell'orata e del contorno da mangiare con la spigola e dell'orata, parlavano di un malaffare abbastanza diffuso. Del resto abbiamo visto in TV diverse di queste disgrazie del potere di intercettazione. Mi riferisco ovviamente alla inchiesta Mondo di Mezzo, che ha scoperto questo sistema illecito in questa città. Una, probabilmente fra di voi ci sono delle persone esperte di analisi di corruzione, ma chi si occupa di questo tema da diversi anni, vi voglio dire una curiosità. Quello che oggi viene presentato come un qualche cosa di accettato, cioè si faceva affari ad ogni livello, c'era una componente imprenditoriale, c'era una componente politica e una componente di malavita. Quando gli analisti italiani negli anni 90 hanno iniziato a parlare di queste cose, qualcuno conoscerà la teoria dei livelli sul problema di mafia e corruzione, sono stati presi per visionari. Io ricordo benissimo delle cose che sono state dette, ma siete esagerati. Che c'entra la criminalità organizzata con la corruzione politica, che c'entra il mondo dell'impresa. E nella disgrazia c'è già una prima grazia. Il fatto che questi dati sono stati sbattuti in faccia, almeno mi auguro, se qualcuno non è in malafede, non dirà: ecco, questi mondi di corruzione sono autonomi. No, non sono assolutamente autonomi, sono senza diventare complottisti, ma si incontrano, ci sono dei tavoli di incontro e non fanno delle riunioni come le stiamo facendo noi questa sera. Anzi, come dice un mio amico criminologo, in genere noi persone per bene stiamo pensando di vederci una volta, quelli si sono già riuniti 5 volte. Ed è così, la frequenza è 1 a 5, cioè le persone per bene, i cittadini attivi, le persone che vogliono promuovere giustizia, il bene comune, per riunirsi fanno tanta fatica anche per venire a un incontro di sera. Invece chi fa malaffare ha una frequenza di 5 a 1, si è già riunito 5 volte, perché gli affari non aspettano, gli affari galoppano, e quindi ecco, questo è uno dei tanti elementi che possiamo prendere dalla cronaca delle disgrazie del potere. Le disgrazie del potere non sono solo l'inchiesta Mondo di Mezzo, non è solo la corruzione in Italia che ci vede in un posto non molto molto comodo e onorevole nella classifica internazionale di Transparency come tasso appunto di trasparenza o di corruzione. Le disgrazie del potere sono diverse. E basterebbe la cronaca, ma oltre la cronaca c'è anche l'esperienza personale di ognuno di noi, cioè il potere degenera, il potere non è vissuto sempre con gratuità, non è vissuto mai, non è vissuto spesso come fenomeno di grazia, vedremo anche di grazia di Dio, e degenera. Ho provato a scrivere qui delle leggende, diverse degenerazioni, dalle più classiche come la superbia, la violenza, pensiamo a tutto quel potere che diventa violento non solo dal punto di vista fisico, no? Esiste anche la violenza verbale, quella emotiva, l'abuso, e gli abusi non solo sono sui piccoli, ma sono in generale sulla dignità di uomini e donne, perpetrati in diversi modi. Il potere degenera, come ci insegna la classicità greca, molto spesso per avidità. L'avidità è un fattore determinante nelle disgrazie del potere. Non ci si accontenta di guadagnare
un tanto si vuole di più. Attenzione, non ci si accontenta neanche di rubare tanto, si vuole rubare di più. Ricordo che quando in Italia è stato scoperchiato il vaso della corruzione da quel famoso 17 febbraio del 1992, in cui c'è da dire un povero signore, cioè quasi da dire per una tangente di 5 milioni in una struttura sanitaria a Milano è caduto in quella inchiesta che si chiamerà poi Mani Pulite dei magistrati di Milano. Da allora le tangenti che vengono pagate soprattutto negli appalti pubblici eccetera sono andate dal 8-9-10% all'epoca, attualmente si arriva anche al 18%, alcune volte anche 20%. Cioè immaginate ogni volta che si costruiscono 5 scuole, cioè si pagano 5 scuole ma se ne ottengono 4, una è corruzione, o 5 strade o quello che volete voi. E quindi l'avidità ha aumentato anche la percentuale delle tangenti. Qualcuno dice anche che c'è più rischio perché le pene sono maggiori, però latrocinio, poi ci sono degenerazioni del potere anche nei sistemi politici come le dittature. Abbiamo iniziato con la corruzione, pensiamo alle tante mafie che esistono, no? Viviamo in un paese che l'Italia, c'è qualcuno dei miei studenti stranieri, farò riferimento per lo più all'Italia questa sera, perché la maggior parte sono italiani, ma viviamo in un paese, voi avrete i Don Ciotti nel prossimo incontro, e Luigi parla spesso di mafie, e una delle ultime forme di mafia è quella dell'ecomafia. Per farla breve, il 90% dei camion della spazzatura è sotto il controllo della criminalità organizzata. Il 90% dei camion della spazzatura significa sociologicamente tutti. Cioè, non si raccolgono rifiuti in Italia se non c'è un controllo della criminalità organizzata. Non sono belli esempi, sono appunto disgrazie del potere. Poi ci sono disgrazie del potere anche in termini molto personali, qui ne ho scritto uno, quello della autoreferenzialità, cioè di persone che credono di essere l'inizio e la fine del mondo, di tutto, no? Una delle espressioni più ridicole, ma anche più gravi, è quella di gente che comanda nelle varie istituzioni economiche, politiche, sociali, cioè, e dice quella cosa più nobile: io mi sono fatto da solo. Io quando la dicono non so se ridere o piangere, perché io mi sono fatto da solo significa che 9 mesi prima di essere concepito io ho telefonato a mio padre e mia madre e ho detto: sono pronto per scendere in campo, concepitemi. Questo vuol dire l'espressione mi sono fatto da solo. Poi ho imparato tutto da solo, io personalmente non sono andato a scuola, poi mi sono così fatto bene da solo che la compagnia mi ha fatto privare qui in Gregoriano. Ovviamente, ma è ridicolo solo dirlo, voi state sorridendo sentendomi, ma ci sono persone che lo dicono in pubblico seriamente e lo dicono anche i figli: ti devi fare da solo. Cioè, l'autoreferenzialità portata a sistema. Tu sei origine e causa di te stesso, tu puoi tutto. Tu sei un imbecille, altro che puoi tutto. Bisognerebbe sempre andare in giro con uno spillo, no? Quando c'è qualcuno che si gonfia troppo, per forarlo, sgonfiarlo, ritornare. I greci la chiamavano il metro, la misura di se stessi. Io non mi sono fatto da solo, mi ha fatto il buon Dio per mezzo dei miei genitori e se ho dei doni me li ha dato il Signore. E tutto è grazia, tranne la disgrazia che è il mio peccato, ma è tutto buono. Incidono queste cose sul potere, sì, come no? Come no? Il potere va detto prima di tutto antropologicamente, prima ancora eticamente, e poi tanti altri vizi come l'ipocrisia
e tanti altri elementi. Potremmo stabilire, rapidamente questa parte delle disgrazie, possiamo stabilire una legge di un signore inglese, Lord Acton, che aveva queste battute molto simpatiche: il potere corrompe, il potere assoluto corrompe in maniera assoluta. Il potere corrompe, più grande è, più corrompe. Un esperto di psicologia del potere, che è Cats de Vries, scrive che il potere ha un grande effetto narcotico, è narcotizzante. E non dite, ve lo dico con molta umiltà, quella stupidaggine che diceva un signore in Italia, che ora è passato a miglior vita, che il potere corrompe chi non ce l'ha. Non è assolutamente vero. Lo diceva per distogliere lo sguardo dai suoi problemi. Il potere corrompe chi ce l'ha, non chi non ce l'ha. Chi non ce l'ha, non ce l'ha. Magari sarà corroso dall'invidia, ma non dal potere. Non può essere corroso da una cosa che non ha. Eppure, appena si dice che il potere corrompe, ancora in Italia gente, eh sì, il potere corrompe chi non ce l'ha. Bene, siamo così idioti che ogni tanto qualcuno spara un'idiozia e ce la beviamo. Non solo ce la beviamo, ma la ripetiamo. E che è più grave, questo dice in quanto siamo preparati. Scusatemi, io parlo francamente perché la mia carriera è abbondantemente rovinata, non andrò oltre dove sto, quindi mi concedo la libertà. Bene. Diceva logora, non corrompere. Sì, logora. C'è una differenza. No, ma anche in quel caso, ridico le stesse cose. Però logora. Logora chi ce l'ha, non chi non ce l'ha. Chi non ce l'ha come fa a essere logorato da una cosa che non ha? Io non posso essere logorato da una sostanza corrosiva se non lo ho in mano. Va bene, ok. Allora, a proposito di letture del potere, quest'uomo che è stato eletto dalla fine del mondo al soglio di Pietro ha una bellissima analisi, non solo ci ritorna attualmente, ma precedentemente ha parlato di potere, e mi riferisco a Papa Francesco. Scrive in un suo libretto molto interessante su corruzione e peccato, tema che ritorna anche nei suoi interventi di oggi, che la corruzione non è un atto, ma uno stato personale e sociale nel quale uno si abitua a vivere. I valori o i non valori della corruzione sono integrati in una vera cultura, con capacità dottrinale, linguaggio proprio, maniera di procedere peculiare. Richiama molto questa definizione, la definizione del Magistero Sociale della Chiesa di struttura di peccato. Il potere corrotto è il potere disgraziato, caduto in disgrazia, è il potere che diventa un vero e proprio stato personale e sociale, con logiche, modi di procedere, eccetera, eccetera, che toccano tutti. Il Papa non ha vergogna di dire che i corrotti stanno anche nelle comunità cristiane. L'ha detto questo il 3 giugno, l'ha detto tante volte, l'ha ripetuto anche nell'Evangelii Gaudium, dove scrive: è degno di nota il fatto che persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali spesso cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche o a spazi di potere e di gloria umana che ci si procura in qualsiasi modo, invece di dare la vita per gli altri nella propria missione. L'ultimo, ecco, per presentare un po' rapidamente le disgrazie del potere, Padre Sandro ha fatto riferimento a un lavoro che abbiamo fatto con la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con 6 viceprefetti. Abbiamo studiato il caso di un comune italiano vero in cui si è seduto un commissario prefettizio, dopo che è stato sciolto l'amministrazione comunale per corruzione, eccetera, e ha scoperto un buco di 700 milioni di euro. Quest'uomo si è appassionato e ha detto: ma come si fa
com'è possibile che negli ultimi 8-9 anni sono spariti più di 700 milioni di euro. Ed è venuto fuori un faldone di più di 1000 pagine che noi ci siamo studiati, abbiamo tradotto dal burocratese in un linguaggio accessibile per cercare di capire come fa il potere a corrompersi. Una lettura non solo tecnico-giuridica, ma anche nel limite della brevità della nostra analisi, una lettura di tipo antropologico, etico, cioè anche perché, guardate, il malaffare esiste, il potere degenerato esiste, ma dobbiamo capirlo perché si combatte una malattia nella misura in cui la si comprende, si trovano i rimedi a uno stato di disagio nella misura in cui si comprende quel disagio. Quindi qui parliamo di atteggiamenti perpetrati a lungo, non di singoli peccati, come dice il Papa. Come è possibile? E allora ci siamo divertiti ad analizzare, divertiti per modo di dire, ad analizzare questo caso e siamo arrivati a delle conclusioni che non vi dico, se no vi tolgo il gusto di leggervi. Molto simile a quello di Roma, eh? Infatti un lavoro che vogliamo fare è sul caso Roma. È molto simile, anche se nel caso di questo comune manca l'anello della criminalità organizzata, almeno nel materiale che noi avevamo non ci sono riferimenti espliciti per quello che si comprende. Bene, tutto questo e molto altro è disgrazia del potere, ma voi non siete venuti qui stasera per sentire le cose brutte, ma anche per ascoltare qualcosa che può aiutarci a capire dov'è la bellezza del potere, dov'è la grazia, la gratuità del potere. Ecco, parto da una cosa molto semplice. Quando noi citiamo questa parola potere, in fondo diciamo che potere vuol dire avere la possibilità di. Quindi togliamoci per un momento dalla testa i problemi di tipo politico, economici. Tutti abbiamo un potere, abbiamo la possibilità di, io ho la possibilità perché ho un po' di forza di prendere questa bottiglia, di distruggerla, di lanciarla, no? Il primo potere che abbiamo è la vita, con tutti i doni che la vita comporta. Quindi siamo tutti investiti di potere, non pensiamo che sia una prerogativa appunto di chi ce l'ha o non ce l'ha, di chi è logorato o non logorato, e ce l'abbiamo tutti. Poi è ovvio che ci sono forme, no? Pensate al grande, siamo in un'università, pensate al grande potere che ha un educatore, un genitore, un docente, un catechista, una persona che ha responsabilità sugli altri, quale grande potere ha. Ma che cos'è in fondo il potere? Mi piace una definizione di Romano Guardini in un bel libro sul potere, di Mach, che dice: il potere è la capacità di mettere in moto il reale. Mettere in moto è un'affermazione molto tecnica, tecnologica quasi, ma fa pensare alla chiave che noi poniamo nell'auto, no? Nel bruscotto, per mettere in moto. Il potere mette in moto il reale. E si può mettere in moto un'automobile per andare a farsi un bel viaggio, può mettere in moto per investire una persona o per schiantarsi contro un muro, volutamente. Si può mettere in moto qualcosa, ecco, il potere ha anche una finalità, lo dico con questo esempio, mette in moto il reale. E se noi consideriamo che questa messa in moto implica già in se stesso un concetto di responsabilità. Se metto in moto la mia automobile, beh, dovrei farlo, ci auguriamo, sobrio, perché se sono sotto effetto di alcol o stupefacenti, metto in moto una macchina da guerra per uccidere, posso ammazzare me stesso e gli altri. Quindi non solo nel potere c'è finalità, metto in moto il reale per andare verso un dove, un telos, un fine, direbbero i greci, ma metto in moto
il reale, anche per esercitare la mia responsabilità, per guidare a una velocità e non ad un'altra, per rispettare le regole della strada, per non rispettarle, per rispettare anche il mezzo che ho tra le mani. Non posso andare con una macchina di piccola cilindrata a una velocità elevata, perché la macchina non permette. L'esempio, lavoriamo con non la fantasia solamente, ma con una immaginazione produttiva, cioè l'esempio richiama molte cose. Sarebbe bello fermarci un attimo e dire come nasce la disgrazia del potere quando noi lo mettiamo in moto. Già dall'atto del metterlo in moto è già una disgrazia, ma non voglio soffermarmi su questo. Vorrei invece soffermarmi sul fatto che nella sua intima essenza il potere, quello di cui parliamo, cioè a livello sociale, non il potere fisico, eccetera, il potere nella sua intima essenza è relazionale, è condiviso, perché il potere nasce da relazioni umane e nasce per le relazioni umane. Il genitore, il papà o la mamma hanno un potere sui figli, certo ce l'hanno, più piccoli sono e più la responsabilità, per esempio, ma nasce all'interno di una relazione e nasce per quella relazione. Cioè io ho responsabilità su un figlio perché è mio figlio, quindi ho questa relazione, e ho potere per il bene di questa relazione, per farla crescere, sviluppare, eccetera, no? Perché l'essere umano, come diceva Aristotele, è politikon, è relazionale, è nato per vivere nella polis, nella città. Qui faccio una piccola, non abbiamo molto tempo perché voglio dare qui tempo per il dibattito. Una disgrazia del potere, che ho chiamato prima autoreferenzialità, è negare il potere nella sua dimensione razionale, no? Cioè non solo mi sono fatto da solo, ma qui comando io, come a dire tu non conti niente, qui comando io, sono io. Oppure nei sistemi democratici una delle cose più spaventose che vengono dette: ho la maggioranza per farlo. Cioè significa che la maggioranza del consenso che io ho avuto nell'ultima elezione mi autorizza anche a essere irresponsabile, cioè mi autorizza a tutto. A parte che questa è una negazione della democrazia in sé, perché la democrazia è responsabilità, ma siamo in un contesto di credenti e stiamo facendo una lettura spirituale del potere. Tu devi rendere conto, perché come dice Gesù a Pilato, tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. E chi è l'alto lì? Lì certo era anche l'imperatore, ma io posso pensare anche più in alto. Non sei tu l'origine del tuo potere, mai. Mai. Le tue responsabilità ti sono affidate, la vita ti è stata affidata, non hai telefonato per nascere, sei nato per dono, gratuitamente. E cito fra le tante citazioni che potremmo fare sulla scia aristotelica del valore relazionale del potere, cito una filosofa, Hannah Arendt: il potere emerge ogni volta che la gente si unisce e agisce di concerto, che è quello che abbiamo detto prima. Il potere nasce all'interno delle relazioni, e la sfera politica sorge dall'agire direttamente, dall'agire insieme, dal condividere, molto bello questo, belle pagine dell'Arendt, parole e azioni. Addirittura lei dà un criterio per misurare l'autenticità del potere, misurando il rapporto fra parole e azioni. Quindi
una grazia del potere è la relazione completamente gratuita e estremamente significativa. C'è una clinica in Belgio che si chiama INSEAD dove si ricoverano le persone malate di potere. Non vi preoccupate, gli italiani negli ultimi 30 anni ci sono andati solo 2 persone, quindi o in Italia nessuno è malato di potere oppure sono tutti malati di potere che non se ne accorgono. Va bene, io per primo ne sto parlando. Va bene, in questa clinica c'è questo responsabile che ho citato prima, si chiama Cats Deliers, che fa tante belle analisi con le persone in genere provenienti dal mondo politico o imprenditoriale, no? E c'è un bel testo sulla psicologia della leadership in cui lui analizza attraverso casi molto concreti come le malattie che una persona si porta in termini relazionali, di vita, normali, no? Pensiamo all'essere impaziente, anche a cose semplici, non solo patologiche, nel momento in cui riceve una responsabilità, assume un potere, si amplificano. Shakespeare diceva che poi quando uno ha il potere passa dall'assemblea alla scena e sulla scena si vede tutto e si vede tutto anche amplificato. Quindi la grazia, una delle grazie del potere è la relazione, ma che può anche diventare facilmente la disgrazia del potere. Se tu non sei abituato ad essere gentile e ad ascoltare, per esempio, quando avrai una responsabilità qualsiasi nella Chiesa come nel mondo, diventerai odioso, perché sarai sempre lì a parlare, a parlare, a parlare. Chi ti sta di fronte non potrà mai dire la sua, perché tu devi overtalk, come dicono gli inglesi, parlare sopra. È un problema relazionale, come se tu sei una bella persona che sa sorridere ad ascoltare, quando assumerai il potere continuerai a sorridere ed ascoltare. A proposito, il potere non cambia, rivela la persona, scriveva Aristotele. Cambia solo quando c'è un evento traumatico. È bugia che quello quando non era politico era completamente diverso. Non è vero, era nella stragrande maggioranza dei casi lo stesso. E che ora lo si vede di più e prima lo si vedeva di meno, perché era conosciuto da un privato, cioè da familiari, amici, colleghi di lavoro. Il potere rivela, non cambia. Cambia solo se succede qualcosa di traumatico, questo l'ha scritto Aristotele, ma ci sono anche opere di Shakespeare, quel mio libro è scritto sulla falsa vita di Shakespeare, che dimostrano che si cambia solo con dei traumi. Bene, questa è la prima grazia del potere che vi volevo comunicare. Ne voglio presentare un'altra e qui farò qualche citazione. Nella scrittura, nelle scritture ebraiche e poi cristiane, noi sappiamo che la fonte del potere è Dio. La persona umana è creata ad immagine e somiglianza di Dio ed è Dio a dare all'uomo e alla donna il creato e a dire di governarlo, di dominarlo, tornerò dopo, ma lo dà, lo affida, non gli dà la proprietà assoluta. Dio è l'autore di tutto, è colui che può firmare, non solo i libri, tutte le opere, noi siamo solo amministratori. E anche se firmiamo un'opera d'arte, è veramente nostra? Ma senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla.
non dice potete fare qualcosa il male, non potete fare nulla, tutto viene da Dio, tutto torna a Lui, ogni potere in cielo e in terra, così Gesù ascende in cielo, gli è stato dato ogni potere in cielo e in terra, lo affida lì nell'ordine della redenzione. Il potere, dominio nel termine biblico, è un privilegio che ci avvicina, ci rende simili, ancora più simili a Dio. Diciamolo come si spiegherebbe a un bambino: Dio può firmare nel mondo tutte le opere, le può mettere la sua firma, è Lui che ha fatto il cielo e le stelle e tutto il creato. Ci dà il potere di firma su quello che facciamo noi, che siamo al vertice della creazione, ma ce lo dà Lui il potere di firma, ce lo può togliere immediatamente. Tant'è vero che Giovanni Battista, quelli che erano troppo autoreferenziali, erano i farisei, dice: ma Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre, quindi siete niente, di che vi vantate? Il potere come lo vive Dio è mite. Qui copio tutti i professori, tutti noi copiamo, anzi, uno copia dall'altro, però devo dire che ho copiato un bellissimo saggio del padre Ska, che insegna al biblico, abbiamo scritto insieme un libro sul potere, e lui ha scritto questo commento biblico sul potere mite, cioè l'ebraico, lo sanno i colleghi presenti più colti di me, è una lingua povera, quindi dominio vuol dire potere, vuol dire anche responsabilità, eccetera. Quindi quello che Dio affida, lo affida e dice di esercitarlo come Lui lo ha esercitato, cioè in maniera mite. Dio governa con mitezza il mondo, non spadroneggia sul mondo, lo ama, non contempla nessuna sfrenatezza il potere, quello autentico. Viene da Dio e va esercitato con lo stile di Dio. Ci sarebbero tante considerazioni da fare, per esempio, quanto uso mediatico del potere è mite. È mite. Anche il modo di presentarsi. Lascio alla vostra riflessione. E l'ultimo riferimento biblico fondante che faccio è il famoso testo, che forse avete riflettuto diverse volte, di Romani 13, in cui testo interpretato, maltrattato alcune volte, forzato, Paolo parlava a noi cristiani di Roma. Molto probabilmente la domanda era: dobbiamo rispettare le leggi dell'imperatore? Se poi è l'imperatore che ci manda al Colosseo, non al Colosseo all'epoca, ma che ci manda a morire, allora Paolo dà un insegnamento che è un insegnamento generale, non entra nella polemica specifica. Quale potere è giusto e quale potere non è giusto, perché questo brano è stato usato anche dai dittatori, no? Il potere viene da Dio, io ho il potere e quindi io vengo da Dio, un sillogismo volgarissimo, ma funziona quando c'è ignoranza, no? Allora, bene, e il potere viene da Dio, perché Dio è l'autore, come abbiamo detto prima, di tutto. È ovvio, cosa poteva dire Paolo? Che una parte del potere non viene da Dio? No, tutto viene da Dio, tutto ciò che è bene viene da Dio, il peccato viene dalle persone che hanno il rotto nel mondo. Ma i dittatori o anche
anche quelli di oggi, i populisti di oggi che prendono la Bibbia e fanno la citazione ad effetto, si dimenticano che l'autorità, spiega più avanti Paolo, è a servizio di Dio, e il termine che usa Paolo è diaconi, sono diaconi al servizio di Dio per il tuo bene. Quindi il potere è servizio di Dio per il bene dell'altro. Ed è ovvio che non c'è dittatura che rientra in questo. Diaconi di Dio per il bene dell'altro. E sapete bene che Paolo è di formazione giudaico e anche greca, ma è nell'etica nicomachea, nella politica, ritorna spesso il fatto che la politeia, la migliore polis, è per il bene del cittadino, è per il bene della comunione dei cittadini. Questa espressione per il bene, che poi noi abbiamo tradotto con bene comune, va bene, ma preferirei dirlo, ecco come dice la scrittura, diaconi, servitori di Dio per il bene. Questo è il potere cristiano. Ma, questa è l'ispirazione nostra cristiana, ci sono persone che vivono degnamente il loro potere non in nome della fede cristiana, resta la seconda parte dell'affermazione, che lavorano per il bene degli altri. Magari la loro fonte di ispirazione è un'altra, la legge, la tradizione, un'altra cultura, un'altra religione, ma il banco di prova del potere è il bene che riesce a realizzare. Posso fare una critica? Non mi convince molto la parola servizio, momento. Non perché non ha un valore, la parola servizio viene da questo brano del Vangelo. Quando gli apostoli stavano litigando su chi di loro fosse il più grande e avesse più potere, Gesù li ha chiamati e gli ha detto: stiamo proprio bene, siete peggiori degli altri quasi. Fra di voi non dovrà essere così, dice Matteo, Luca dice non è così. Cosa non è così? Chi vorrà essere grande fra di voi deve essere, ecco di nuovo il termine, diacono degli altri. Come il figlio dell'uomo che non è venuto essere servito, ma per servire. Ora, la parola servizio è nobilissima, è santissima, l'ha usata nostro Signore, però in politica, di cui mi interesso io, è una delle parole più abusate. Io sono a suo servizio, cioè la rubo come mi pare piace, io sono a suo servizio, non l'ascolto per niente, però io sono a suo servizio. Le campagne elettorali sono il massimo, c'è una retorica sul servizio che è stucchevole, disgustosa. Io non ne posso più di sentire gente che è al servizio. Quando parte questa retorica io inizio a dire no, io non servo nessuno, lavoro. Il servizio non è retorica, il servizio è il lavoro concreto che tu fai per il bene dell'altro. Questo è il tuo potere. Fra l'altro, servizio in questo caso dice stile, cioè ti poni come un servo. Ma immaginate un servo che dice 50 volte al suo padrone: io sono a suo servizio, e si siede e si mette a fare i fatti suoi. Io sono a tuo servizio, e se ne va per i fatti suoi. Questa è la retorica del servizio. Parliamo di servizio, cioè non parliamone, diciamo quanto bene hai fatto. Non si può governare al popolo, governare il popolo senza amore e senza umiltà, ha detto il nostro vescovo. E ogni uomo, ogni donna che deve prendere possesso di un servizio di governo deve farsi queste due domande. Io amo il mio popolo, per servirlo meglio, sono umile e sento tutti gli altri, le diverse opinioni, per scegliere la migliore strada,
Se non si fa queste domande, il suo governo non sarà buono. Il governante, uomo o donna, che ama il suo popolo, è un uomo o una donna umile. Potere per il bene. Questo c'è.